Maravilla con noi su R101. Grazie, ciao Emanuela Maisano. Benvenuta a Stories. Allora, abbiamo chiacchierato un sacco, ti ho detto che io ce li avevo nei poster della mia cameretta, tu i Backstreet Boys, e io invece avevo Miguel Bosé. Qui già capite che l'esaurimento è assicurato. È altissimo. La conoscete come attrice, la conoscete come comica, la conoscete come relatrice strepitosa, truffatrice, ladra di biciclette. Io però stasera la vorrei presentare anche e soprattutto, tu adesso mi prenderai a schiaffi perché so che non ti piace troppo che ti sto a raccontare cose belle su di te. Tu sei il mio punto di riferimento ultimamente. Allora, sì. No, adesso non cominciare, che no. Già l'altra volta mi hai fatto piangere. Se non cominciamo, ti prego. Deborah, ecco. È un concentrato, e poi andiamo su quanto sei esaurita, perché c'hai pure i tuoi difetti. Ecco, sì. Di, per me, capacità per quanto riguarda non solo, no, non bisogna essere capaci di essere donne, ma insomma di umanità di donna e di capacità professionale incredibile. Quindi io ti seguo e ti copio, se posso, ma non ci riesco. Guarda, fai male, copia qualcun altro, te lo dico su. Come siamo messi a esaurimento? Io benissimo, sto benissimo, cioè proprio sono proprio esaurita nel pieno della forma dell'esaurimento, guarda, è veramente una cosa stupenda. Ne stiamo parlando perché tu mi sei partita con uno spettacolo, abbiamo fatto prima data quando? 12 gennaio. Ok, qualche giorno fa, che si intitola proprio Tilt, esaurimento globale. Exactly. Hai sentito l'esigenza a un certo punto, tra l'altro spettacolo scritto con Gabardini, esatto, Carlo Gabardini, sì. Di mettere nero su bianco e poi sul palco questo stato di esaurimento generale che abbiamo. Perché? Perché sì, perché dovevo tirare fuori tutto, non ce la facevo a tenerlo dentro, mi stressa tutto, guarda Emanuela, non ce la faccio più, e mi stressa il traffico, e mi stressano le persone che si stressano nel traffico, mi stresso da sola, mi guardo allo specchio, ma dico, ma dai, veramente, stai calma, e poi mi dico, ma sto calma che cosa? La calma è la virtù dei forti? No, la calma è la virtù dei morti. E allora niente, passo le mie giornate così. E cosa devo fare? Ma questa cosa ti ha aiutato e aiuterà anche noi, se ti veniamo a vedere, a risolvere un po' di problemi legati all'esaurimento? Ma ovviamente tutti peggio? No, ovviamente no, cioè non ci riesce Morelli, chi sono io per riuscirci? Però no, venite, ci facciamo due risate, un pochino cerchiamo una strada. Io vi invito a fare questo viaggio nel mio cervello, questo è veramente e auguri a tutti quelli che verranno. Ma no, comunque è molto molto carino. C'è qualcuno che ha, a proposito di esaurimento, io ho chiesto cos'è che vi fa esaurire ultimamente, non so se è una cosa che tu, va bene la cuffia? Sì. Se vuoi alziamo, non ok, a posto. Qualcuno che ha detto, credo che fosse, aspetta che la vado proprio a beccare, così facciamo nomi e cognomi. Monica da Torino, quando ho chiesto, ragazzi, cos'è che vi esaurisce ultimamente, mi ha detto un po' la frenesia, siccome il compagno si è trasferito per lavoro, immagino, e quindi tutta la family l'ha seguito. Questa frenesia del prendi, fai, i cambiamenti esauriscono. I cambiamenti esauriscono, però a volte sono salvifici, bisogna vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, perché sennò veramente diventi come me, Monica, quindi stai molto attenta, questo è un consiglio che mi sento di darti. No, i cambiamenti esauriscono tantissimo, perché non sai dove vai, cioè quello che lasci tu lo conosci, però non sai dove vai. Abramo, non andare, non partire, non lasciare la tua casa. Monica, torna indietro. No, sto scherzando. Ma poi perché ti esaurisce la beauty routine? Spiegami sta roba e raccontiamo cos'è la beauty routine. Allora, la beauty routine è la routine quotidiana di bellezza, quindi prendersi cura di sé, che potenzialmente è una cosa molto bella, però ragazzi, cioè, ci si riesce ad esaurire anche su quella, perché ci sono, io ho contato i prodotti che usano queste influencer che si fanno ste beauty routine che quotidiane, durano. Sono svenuta 21 e c'è il filler, lo scrub, l'anticalcare, manco fossimo dei gensi, poi c'è il filler, com'è che si chiama, la crema notte giorno, il blush, il contouring, quella roba lì. Ogni volta che un influencer si fa la beauty routine muoiono 4 megattere per l'inquinamento. E poi la domanda che mi faccio è, ma se a 15 anni hai bisogno di 1700 euro per pulirti la faccia, quante te ne serviranno a 30? Dai raga, ma cioè no, meno. Ma senti, ma secondo te, a proposito di beauty routine, che appunto è figlia di questi giorni, l'esaurimento è direttamente proporzionale ai social e alla tecnologia? Cioè in passato eravamo meno esauriti? Ma sì, perché sapevamo meno. Adesso tu accendi i social ed è tutto il mondo lì contemporaneamente, quindi con le idiosincrasie, con le distopie, con le crisi, che poi voglio dire, questo è veramente un periodo agghiacciante dove tutti stiamo dando il peggio, e quelli che commentano che
però poveretta, veramente venite a vedere lo spettacolo, venite dalla zia Debbie che vi cura lei, perché siete esauritissimi voi. È una bella terapia la zia Debbie, la ritroviamo tra poco perché diventa psicologa per questo momento e ci fa un test per scoprire il nostro livello. Su R101 a Stories con Deborah Villa, qui con noi stiamo chiacchierando di esaurimento. Fammi dire, Debbie, tra il serio e il faceto, perché ti leggo subito un messaggio che Sara da Biella, che davvero è da pesare, nel senso che è una, secondo me, una confidenza che ci mette tra le mani preziosa, però allo stesso tempo da cercare di alleggerire perché siamo tutti sulla stessa barca. Buonasera a tutti, io ho mia mamma che è esaurita, continua a urlare per ogni cosa e se la prende sempre, se la prende su per me, è per me è assordante, scusami, io ci sono passata, solo che così esaurisce anche me, non so cosa fare. Allora, ha una disbiosi intestinale tua mamma, questo te lo posso assicurare, mandala da un gastroenterologo o da una brava nutrizionista, anche omeopata, che le dà delle cose, perché quando uno è sclerato e ha tanta rabbia dentro, perché l'intestino non funziona, sto scherzando, adesso sono seria. Vedi che non sappiamo mai. No, questo è serio, io ci sono passata. E quindi? Quindi mi sono curata, sto un po' meno. Oh, perché parliamo con Deborah Villa, che si è fatta conoscere sotto tanti punti di vista nel mondo dell'intrattenimento da decenni di esaurimento? Perché lo spettacolo, che poi avrà tutte, ricorderemo tutte le date che arriveranno, di, insomma, ultimo in ordine di tempo, si intitola Tilt Esaurimento Globale. Hai fatto una cosa, posso dire che questa è un'anteprima mondiale? Eh certo, no, sì, questa me la tiro di brutto, anzi guarda, spero che mi stiano ascoltando i miei amici, posso dire io chi sono? Vai. Il mio amico Shade, il mio amico Giaro. Ragazzi, no, io questa cosa la voglio dire, io li ho sentiti, mi piacevano tantissimo e mi sono azzardata a contattarli su TikTok dicendogli: mi piace quello che fate, mi scrivete una canzone per lo spettacolo. E loro non solo me l'hanno scritta, musicata, e mi hanno fatto andare a registrarla, ma me l'hanno regalata. Shade e Giaro, icone contemporanee del freestyle, assoluti, del rap. Assoluti. Quindi ragazzi, non solo state per sentire qualche secondo del disco rap che hanno confezionato per Deborah Villa, che poi invece sentirete interamente nello spettacolo. Non so se siete pronti, ma 3, 2, 1, vai. Dai tempi di Eva che si danno tutte le colpe a tutte le donne per una mela, tu pensa, eravamo alla frutta già dalla partenza, c'è chi ha vinto un premio Nobel come Rita, nascondendo il suo nome per tutta la vita, oggi non guardi la bestia del femminicida, ma se c'è una molestia come era vestita? Eccola, assurdo, eccola. Davvero. Non potevamo far sentire di più perché dai, altrimenti no, spoileriamo no. Tutto. Però che bomba! È una bomba, si intitola La forza delle donne, la forza di Shade Giaro, direi io. Grazie ragazzi, vi amo tantissimo. Brava, bravissima. Questo è uno degli elementi dello spettacolo. Io, se posso, ti ruberei anche qui un accenno, non tutto, di un'altra cosa che immagino che potrei fare col pubblico, che è questo test, il test della professoressa Debbie. Esatto, allora, visto che vanno di moda i test, ma soprattutto gli psicologi dell'ultimo minuto, ho detto, ma perché io no, voglio dire, lo fanno tutti, lo faccio anch'io. Allora vado con le domande. Ma così, cos'è un test che ci fa capire un test se siamo... sull'esaurimento, proprio test quanto sei esaurito, okay, per ognuno... testare i tuoi ascoltatori. Ok, posso farlo io, lo fanno anche loro che stanno ascoltando. Devono, assolutamente. Vai. Allora, prima domanda, come sì. Dormi la notte? A, ti addormenti di sera? B, ti addormenti a fatica? C, ti addormenti col... che ti addormenti? Sì, mi addormento col... Ok. Seconda domanda, ti svegli la mattina, come sei? A, perfettamente pettinato e truccato come nelle migliori puntate di Beautiful. B, col pigiama al contrario, un po' di sbavucchia e l'energia di una lumaca. C, con le caccole negli angolini degli occhi, le croste nei capelli e l'alito da fogna. Dai B. Dai, io C, totale. 3, quando la mattina ti guardi allo specchio e dici: buongiorno tesoro, oggi sarà una giornata stupenda. B, ma tu guarda che borse che ho sotto gli occhi. C, mamma sembro morta e nessuno me l'ha detto. C, assolutamente io, esatto. 4, la canzone che canti sotto la doccia. A, vado al massimo di Vasco Rossi. No. B, perdere l'amore di Massimo Ranieri. No. C, quella di Masini. Sì, quella di Masini che inizia per V e finisce okay. Per O, esatto. Esatto. L'ultima domanda. Vai. Come consideri andare a lavorare? A, come un dovere costruttivo che nobilita, sono capo della fabbrichetta. B, come una tortura ma solo nei giorni buoni. C, come una fottuta esperienza di premorte ma sei povero come la ci devi andare. No vabbè, io sul mio lavoro non posso dire niente, no. Dico A perché non ce ne sono di migliori, altrimenti avrei detto ancora di bello, più. Ci piace. E vuoi il risultato? Vai, dammi. Allora, se avete totalizzato più risposte A, siete persone dotate di un tale equilibrio, serenità,
proprio pace, sì, da essere considerati dal resto della popolazione mondiale come degli odiosi da eliminare immediatamente perché state sulle balle a tutti. B, stai bene ma non benissimo. Okay. Sei esaurito, però sei nella norma, chi se ne accorge? Tutti ma sulla stessa barca. Bravo, sì, esatto. C, sei risposto più volte, io te lo dico ma tu stai calmo, adesso in fondo è solo un test, stavamo giocando. Il risultato è che hai la capacità di socializzare di un serial killer dopato, ma poteva andarti peggio, potevi essere Morgan. Eccolo lì, grande, bello, ognuno ha preso i suoi punti, poi c'è possibilità di riascoltare la replica, tutto quanto, quindi si può fare tranquillamente. Senti, io non vedo l'ora, non ho ancora preso i biglietti ma li prenderò per la data di Milano, però ricordiamo 20 di gennaio, ovvero tra 5 giorni esatti. Esatto. Bologna, Teatro delle Celebrazioni. Poi abbiamo 26 di gennaio Varese, vi aspetto perché Varese l'altra volta ci siamo proprio spaccati dalle risate. Oramai 16 febbraio Modena, Teatro Michelangelo, sì. E poi Milano, ma poi ci sono altre date, c'è Messina. Sì, c'è, ma Trieste. Venite su Instagram, esatto. non siete obbligati a seguirmi, venite a vedervi le date, basta. E vi vedete qual è quella più comoda. Sì. Milano dal 23 al 25 febbraio, ovviamente Teatro Lirico Giorgio Gaber. Yeah, io ti inviterò, tu sarai lì con me. Tu sei stata con me al Lirico. Sì, è vero, per una serata di beneficenza. Una cosa bellissima. Io, sì, ti aspetto quando vuoi. E grazie per questa sorta di introspezione dell'esaurimento intelligentissima e profonda. Deborah Villa su R101. Ciao!